Andiamo adesso a dimostrare un teorema molto importante. Questo qua si chiama teorema di Cantor, che dice che se tu hai una funzione definita su un sottoinsieme compatto di uno spazio metrico a valori di un altro spazio metrico continua, la funzione è uniformemente continua. Quindi si usa a dire una funzione continua su un compatto automaticamente è uniformemente continua. Allora, vediamo un po', prima di dimostrare il teorema, se questo teorema contraddice gli esempi che abbiamo visto prima. Nell'esempio numero 1, la funzione che non era uniformemente continua, vabbè, questo era già l'esempio 2. Nell'esempio 2, la funzione è continua dove? Su R meno l'origine. Ma R meno l'origine è compatto? No. E allora il teorema non si può applicare. Infatti la funzione in quel caso non è uniformemente continua. Ah, nell'esempio 1, se vi ricordate, la funzione era x quadro definita su tutto R, ma R è compatto? La funzione era continua, ma R è compatto? No, perché stavolta è chiuso ma non è limitato. Quindi questo teorema non contraddice in alcun modo gli esempi precedente. Allora, dimostrazione. Supponiamo per assurdo che f non sia uniformemente continuo su K. Allora deve esistere un epsilon positivo tale che per ogni n appartenente a n, cioè per ogni delta maggiore di 0, io voglio prendere delta uguale a 1 su n, devono esistere x con n e y con n tali che la distanza in x di x con n da y con n sia minore di 1 su n, ma tali che la distanza in y di f di x con n da f di y con n deve essere maggiore o uguale di epsilon. Ok? Allora qua sarebbe delta uguale a 1 su n, no? Devono ci stare due punti, che la distanza in partenza è minore di 1 su n e la distanza in arrivo è maggiore o uguale di epsilon. Se vi ricordate era: se neghiamo l'uniforme continuità, per ogni delta esistono x con delta e y con delta, dato che la distanza in partenza è minore di delta e la distanza in arrivo deve essere maggiore di delta. Io prendo semplicemente delta uguale a 1 su n. Qua invece di scrivere x 1 su n scrivo xn, perché se x dipende da 1 su n, in sostanza dipende da n, quindi mi viene più comodo scrivere così, perché così ottengo una due successioni. Allora, x con n e y con n dove stanno? Stanno in K. Qui stanno in K, no? Qual è la proprietà fondamentale dei compatti? Che da ogni successione è possibile estrarre una sottosuccessione convergente in K. Quindi esiste una sottosuccessione x con n j tale che la distanza, diciamo il limite per j che tende all'infinito di x con n j è uguale a x che appartiene a k.
questo sarebbe a dire che la distanza in x di x con m j da x tende a 0 quando j tende a b, è la stessa cosa. Questa in k ottengo questo. Adesso andiamo a vedere la distanza di yNj da x. Questa distanza è più piccola della distanza di yNj da x con nj più la distanza di x con nj da x. Allora, questa è una distanza positiva, che è la distanza. Questo qua è più piccolo di quanto? Sta scritto qua. Questa è minore di 1 su n, questo sarà minore di 1 su nj. Perché l'indice qua è nj. Allora, che succede quando j tende a più infinito? Questa tende a 0. Perché x con nj tende a x. Questa tende a 0, questo è nj, va infinito. Un estratto di n va infinito, no? E quindi la somma tende a 0. Che significa? Quindi il limite su j di x con nj, di y nj, chi è? Ynj a chi tende? A x con nj come j a x. Ynj invece? Pure come a j x. La distanza di questo da questo va a 0. Sta vicino a x con nj, no? Quindi come già presso a lui. X con nj, allora quelli stanno sempre più vicini. Se x con nj se ne va in un certo posto, e se l'altro se lo trascina a questo. Quindi, vediamo se riesco a finire la dimostrazione in questo riquadro qua. Quindi, il limite di f di x con nj a chi converge? Con nj come j va? A x. F di x con nj a chi converge? A f di x, perché la funzione è continua. E quindi f di y nj a chi converge? A f di x pure lui, che la funzione è continua. No, un'altra volta, perché la funzione è continua. Quindi la distanza in y di f di x nj da f di y nj, come la posso maggiorare? La posso maggiorare con la distanza in y di f, ma questa distanza ovviamente è positiva, la posso maggiorare con la distanza di f di x con nj da f di x, sempre per la disuguaglianza triangolare, più la distanza di f di x da f di y nj. Che succede quando j tende a più infinito? Allora, questa tende a 0. Questa invece pure. Quindi questa distanza tende a 0. Oh, c'è un problema. Lo scrivo in quest'altro riguardo qua. La distanza in x di f di x nj da f di y nj
com'era? Questa era maggiore di epsilon per ogni n. Sta scritto qua, per ogni n. E allora quando ci vado a mettere nj sarà ancora maggiore o uguale di epsilon, ed epsilon è fisso positivo. Allora, come fa una successione che è sempre più grande di epsilon a tendere a zero? Non è possibile. Abbiamo trovato un assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver supposto che la funzione non fosse uniformemente unica. Questo è qua. Quindi, supponiamo che non sia uniformemente continuo. Allora abbiamo due successioni fatte così, sempre più vicini con le immagini che non si avvicinano, perché la distanza è sempre più grande di epsilon. Ma siccome siamo su un compatto, una delle due successioni estraggo la sottosuccessione convergente, l'altra, se estraggo la corrispondente sottosuccessione, converge appresso a questa e converge allo stesso limite. Qua la sottosuccessione convergeva a 7 e qua la sottosuccessione convergeva a 6. Il problema adesso è che queste due successioni convergono allo stesso punto. Questa converge a x e questa converge a y. Le immagini devono convergere pure loro allo stesso punto, a f di x e f di y. Perché? Perché la funzione è continua. Ma come fanno a convergere allo stesso punto se la distanza è sempre più grande di epsilon? È impossibile. Questo assurdo nasce dal fatto che noi abbiamo detto, supponiamo che sia, che non sia uniformemente continuo. Quindi non è possibile che non sia uniformemente continuo, quindi la funzione è uniformemente continua. È chiaro? Ok. Mo. Andiamo a vedere degli esempi. Prima questa definizione. Prendiamo una funzione sempre da x in y. X e y sono i soli due spazi mezzi. Ognuno con la sua distanza. Li scrivo così. Per quale motivo li scrivo così? Noi quasi sempre andiamo da R in R o da E in R, quindi la distanza è la stessa sia in partenza che in arrivo. Però poi, quando faremo analisi 2, andremo da Rn in R. Rn sarà lo spazio medio con la sua distanza, R sarà, capito? Le cose cambieranno, ma queste cose che sto dicendo rimarranno valide. Oppure quando avremo una funzione a valore vettoriale andremo da Rn in Rn. Oppure quando avremo un operatore andremo da uno spazio di funzioni a un altro spazio di funzioni. Però le definizioni rimangono valide fin quando in partenza e in arrivo c'è uno spazio medio. Ovviamente nel caso che spazio di partenza sia R, spazio di arrivo sia R, la distanza è la stessa ed è la distanza euclidea, e su R abbiamo messo solo la distanza euclidea. Allora, qual è la definizione che ancora non l'ho data? F si dice lipschitziana. Scrive Lipschitziana di costante L se sono 6 per definizione
la distanza in y di f di x da f di y è minore o uguale di l volte per la distanza in x di x da y. Per ogni x e y che sta in x grande. Quindi che cosa vuol dire che una funzione è lipschitziana? Che le distanze tra due punti, quando vado ad applicare la f, non aumentano più di un fattore l. Vediamo se avete capito. Perché non può esistere una funzione lipschitziana con costante negativa? Questa si chiama costante di lipschitzianità. Perché come fa a essere una distanza minore o uguale di un numero negativo? È possibile. Quindi supponiamo che una funzione lipschitziana sia di costante nulla. Che vuol dire? È un punto chi? Immagine di f. Allora, se la funzione ha costante 0, che vuol dire che qua la distanza viene sempre 0. Allora prendi f di x, tutti gli altri f di y hanno la distanza f di x 0, che vuol dire che l'immagine è un punto. E come si chiama una funzione che ha per immagine un solo valore? La costante. Quindi le uniche funzioni di costante di y 0 sono le costanti. La funzione è identica da uno spazio medio in sé, f di x uguale x, è lipschitziana? E di che costante? Applicazione identica, qua ci avrò distanza in x di x da y, distanza in x da y da y, e qua che ci devo mettere? 1. E la funzione identica è la funzione lipschitziana di costante 1. Ok? Cioè ci posso anche mettere 2. Perché qua c'è minore qua, ma ovviamente la costante migliore che ci posso mettere, la più bassa, è 1. E se prendo la funzione da R in R che vale 2x, sarà lipschitziana di costante 2x meno 2y, metti in insieme 2, lo porti 2. Adesso vado a fare un esempio. F da R in R, f di x uguale valore assoluto di x è lipschitziana di costante 1. Beh, basta. Questa è una disuguaglianza ovvia, provate. Quando passate i valori assoluti i numeri si avvicinano, o rimangono uguali, o se diciamo la distanza rimane uguale, si avvicinano. Quindi questo non è altro che il valore assoluto di f di x non f di y, meno uguale di 1 per il valore assoluto di x. Quindi la funzione valore assoluto, che ha questo grafico qua, vabbè. È lipschitziana di costante 1. Oh, questo per farvi capire anche che una funzione lipschitziana non è detto che sia derivabile. La funzione di valore assoluto è derivabile dappertutto tranne che in 0. Non è la funzione lipschitziana, non è, deve essere forse questo. Anzi, però facciamo un altro esempio. Se f va da e a valori in r e un intervallo, diciamo un connesso o un convesso, vai. Cioè, che significa? Intervallo semiretto retto. Poi f appartiene a c1 di e. F' di x minore o uguale di l per ogni l appartenente. Per ogni x appartenente ad E, allora f è
lipschitziana di costante. Per quale motivo si vado a fare f di x meno f di x, questo è uguale a y meno x per f' di xi, dove xi, se vi ricordate, è un punto, diciamo che x era minore di y. E allora un punto intermedio, questo chi è? Se ci togliete per l'assoluto, questo è il teorema di Lagrange. Però il teorema di Lagrange lo potete applicare in quanto l'insieme è connesso, intervallo se vi detto retto, se no no. Prendete la funzione segno, quella di prima, x diverso da 0, la derivata quando vale? Sempre 0, che la funzione è costante di qua e costante di là, ma non è uniformemente continua e non è lipschitziana, perché tra i negativi e i positivi Lagrange non lo puoi applicare. Se vi ricordate, la meno delta terzi e delta terzi non lo potevi applicare. Qui invece lo puoi applicare. Allora, cosa sai? Che la derivata è sempre più piccola di L, quindi qua diviene L per x meno. O y meno x. Quindi, se una funzione è derivabile su un intervallo, su una semiretta o sulla retta, e la derivata non eccede mai una costante, quindi se la derivata non supera mai 1, allora sicuramente la funzione è lipschitziana. Ok, diamo un altro esempio. Prima di dare un altro esempio, una funzione lipschitziana è uniformemente continua? Domanda. Osservazione, proposizione, chiamata come vi pare. Osservazione: F lipschitziana implica FUC, il contrario in generale non è vero. Abbiamo F da X in Y, no? Come al solito. Allora io dico sia epsilon maggiore di 0, prendiamo delta uguale epsilon diviso L. Se la distanza in x di x da y è minore di epsilon diviso L, allora la distanza in x di f di x da f di y è minore o uguale di L volte per delta, che è uguale a L volte per epsilon diviso L, L si trova. Lipschitziana di costante L, costante. Lipschitziana, no, sia epsilon maggiore di 0 ed L è la costante di lipschitzianità di F. Ok, quindi questo qua è una osservazione banale, quindi che se la funzione è lipschitziana è meglio che uniformemente continua. Uniformemente continua era meglio che continua. Allora, diamo un esempio di una funzione che è uniformemente continua ma non è lipschitziana. Allora, f di x uguale radice di x, x appartenente a 0 più infinito. Allora questa qua
è uniformemente continuo. Allora, guardate, quanto fa la derivata di questa? Quanto fa la derivata? Ehi, x all'aumento, quanto fa la derivata? 1 fratto 2 radice di x, che però esiste per x appartenente solo ai positivi. Infatti qua la derivata in 0 non c'è, la derivata il limite della continuità va più infinito, qua la tangente verticale, però là la funzione è continua. Allora, come funziona questo ragionamento? Io dico che questa funzione qua è uniformemente continua su 0 più infinito. Posso applicare Cantor? Posso applicare Cantor? No, perché non è compatto. Però la mia f è uniformemente continua su 0, 2? 0, 10? Sì o no? 0, 10 sì, perché? Questo è compatto. Mettiamoci 0, a. Questo è chiuso e limitato, sì. La funzione è continua, sì. Per Cantor è uniformemente continua. Se vado da 1 a più infinito, la derivata è meno di 1, anzi meno uguale di un mezzo. Allora, radice di x, x è maggiore o uguale di 1, radice di x è maggiore o uguale di 1, il reciproco è meno uguale di 1, per un mezzo è meno uguale di 1. Posso dire che la funzione è uniformemente continua da 1 a infinito? Sì, è lipschitziana con costante di Lipschitz meno di un mezzo. Abbiamo visto prima, se una funzione su un commesso c'è la derivata minore uguale di L, lipschitziana con costante L. Quindi questa qua, questa funzione è qua. Qua è uniformemente continuo, per caso. Qua è, cioè la derivata è meno di un mezzo, quindi è lipschitziana, quindi è uniformemente continuo. Ma che succede? Se questi due insiemi erano staccati, non potevo dire niente, ma se per esempio prendo A maggiore di 1, basta che prendo A uguale a 2, questi due insiemi sono, hanno un'intersezione non vuota, cioè unendoli ottengo un insieme di nuovo connesso, tengo la semidetta. Allora che vuol dire? Che se F è uniformemente continua di qua e uniformemente continua di là, cioè se io quando devo fare due punti, no? Quando è che la cosa è significativa? Quando delta è piccolo. Allora se io prendo da 0 a 2 e da 1 a più infinito, vedete, io posso sempre prendere delta abbastanza piccolo in maniera tale che i due punti in partenza stanno o tutti di qua, tutti e due di là, o tutti e due di qua. Questo significa, i dettagli provate a farli da soli, comunque significa che se la funzione è uniformemente continua di qua, uniformemente continua di là, è uniformemente continua su tutto 0. Ok? Qual è il problema? Il problema è che questa funzione in 0 la derivata non c'è, là qua il limite dei rapporti incrementali va a più infinito, oppure prendete semplicemente questa funzione su 0 a, è uniformemente continua. Posso dire che è lipschitziana? No, perché, per quale motivo? Se fosse lipschitziana, supponiamo per assurdo che f di x uguale alla radice di x
sia lipsiziana di costante L. Allora, radice di x meno 0 dovrebbe essere minore di L per x. Questo dovrebbe essere vero per ogni x maggiore di 0. Questo è chiaramente assunto, perché se andate a fare questo diviso questo, questo va più infinito. Quindi 1 sulla radice di x va più infinito, questo rimane. Sarebbe f di x meno f di 0, radice di x meno radice di 0, fa radice di x, dovrebbe essere minore di L per x meno 0. Che fa Lx? E questo non è possibile. Quindi, praticamente, quando una funzione ha delle le derivate che da qualche parte vanno a più infinito, sicuramente non è lipsiziana. Proprio perché le derivate vanno a più infinito. Quindi come vedete il quadro si complica un po', perché noi abbiamo se è lipsiziano è uniformemente continuo, se è uniformemente continuo è continuo, ma se è continuo non è detto che sia uniformemente continuo, però se stiamo su un compatto è di nuovo uniformemente continuo perché vale tanto, però se è uniformemente continuo non è detto che sia lipsiziano, se è lipsiziano non è detto che sia derivato, perché la funzione valore assoluto di x è lipsiziano, non è derivato. Quindi come vedete ogni concetto ha le sue definizioni precise e si deve incastonare insieme agli altri con ragionamento. C'è poco da fare, quindi poi ci mettiamo a fare tutti gli esempi e i casi possibili. Continua significa una cosa, uniformemente continua significa un'altra cosa, lipsiziana significa un'altra cosa ancora. Lipsiziana è meglio di uniformemente continua. Uniformemente continua è meglio di continua. Vale tanto, cioè se è continua sul compatto è uniformemente continua. Vale il fatto che se la funzione è derivabile con derivata limitata su un connesso, allora è lipsiziana. Questo è quanto ci serve per adesso. Ci sarebbe un altro concetto da introdurre, il concetto di funzione eulleriana, ma lasciamo stare perché vi vedo alquanto provati. Allora, anticipiamo la pausa di 2 minuti perché poi nella prossima ora possiamo fare solo 30-40 minuti perché poi devono fare la presentazione, devono venire, se non sbaglio, quelli di ingegneria civile a fare la presentazione. Quindi anticipiamo la pausa di 2 minuti, la facciamo un po' più breve così almeno salviamo, diciamo, 30-40 minuti perché devo fare un argomento importante.